giorno di nascita è di quelli storici. Alessandra Sardoni è nata il 5 maggio a Roma. Non sarà francese, ma la sua è una piccola grande rivoluzione. Portare il talento e la preparazione nell'informazione televisiva. Naturalmente il lavoro per... Laureata in filosofia del linguaggio con Tullio De Mauro, prima di diventare inviato di punta del TG della 7, che l'ha resa popolare anche tra i meno attenti alla politica, ha collaborato con l'edizione di Napoli della Repubblica, Mediaset, Video Music e Tele Monte Carlo. Dal 1994 è cronista nei palazzi della politica e nel biennio 2013-2014 è stata la prima donna a diventare presidente dell'Associazione Stampa Parlamentare. Si narra che per scrivere il discorso di insediamento abbia impiegato ben 10 giorni. Buongiorno, benvenuti a Omnibus. È il volto del mattino con Omnibus e scrive anche per il quotidiano Il Foglio. Lo scorso giugno si è aggiudicata il premio Lino, il più antico e prestigioso riconoscimento giornalistico italiano. Aldo Grasso ha detto di lei, è un mito e non si tocca. Brava, preparata, incurante dei ritmi disumani cui la sottopone Enrico Mentana durante i suoi speciali, è un esempio di giornalismo televisivo. È la regina incontrastata delle interminabili dirette del canale di Urbano Cairo. La consacrazione l'ha ricevuta con la maratona Quirinale che si è conclusa con l'elezione di Mattarella. A te. Che è successo? Salvata la Sardoni da Zaia, clamoroso. Ho salvato la giornalista. È un caterpillar davanti alle telecamere, ma quando la luce rossa si spegne è di una gentilezza disarmante, sorridente e per niente altezzosa. Sebbene sia l'incarnazione dell'antidiva, è diventata un'icona gay, come Raffaella Carrà, Mina e Patti Pravo. I giovani del movimento LGTB di Milano spiegano: la Sardoni per noi è il simbolo della donna che tutti i gay vorrebbero emulare. Intelligente, interessante e ha fatto del suo acume il suo punto di forza. Tutta casa è transatlantico? Quasi. Unica trasgressione è la danza classica, di cui è appassionata e della quale non perde una prima.